pomeriggio, Claudio. Anche a voi, grazie. Vogliamo proporvi una storia molto, molto bella, forse la più bella di questa giornata. È una storia d'amore, la sua, Claudio, che va oltre, diciamo prima in apertura, i confini, la sofferenza, le difficoltà che qualsiasi coppia incontra nel corso della vita. E abbiamo detto anche che è un amore che va oltre la vita. Oltre la vita, oltre il tempo, oltre lo spazio, io uso dire, insomma, perché è un amore straordinario. Mi ritengo un uomo fortunato proprio per questo, perché ho scoperto l'amore, cioè io attraverso mia moglie mi ha insegnato ad amare. E poi ripercorrendo un po' tutti i passi della nostra vita, da quando eravamo giovincelli, 16 anni lei, 18 io, e devo dire che è stata una vita straordinaria, veramente. Non bruciamo le tappe. Adesso Eugenia vuole leggerci un brano. Un brano di una lettera. Dice, chi l'ha scritta questa lettera? Una lettera che ha scritto Claudio. Dice: la bacio e la carezzo, cercando di ascoltare il calore delle sue mani, della sua alta e bella fronte, delle sue gote e delle sue labbra. Spero e imploro possa sentire quanto io l'ami. Questa è una bellissima dichiarazione d'amore che tutte le donne vorrebbero ricevere. La canzone era 29 settembre, il 29 settembre per voi è una data importante, abbiamo visto, eravate giovanissimi. Sì, diciamo che abbiamo stabilito che il 29 settembre era la data in cui ci siamo messi insieme, ci siamo all'epoca fidanzati, e quindi è una data che ricordavamo sempre, anche in funzione della bellissima canzone di Battisti. Tra l'altro poi ci siamo sposati il 28 settembre, proprio per cercare di collimare, no, con la data del primo incontro. E che è stato un incontro bellissimo, tra l'altro, non so se posso come raccontarlo. Come vi siete conosciuti? Certo. All'epoca c'erano le comitive, noi facevamo parte di due comitive. Di che anni parliamo? Siamo nel 68. E c'erano le comitive, lei faceva parte di una comitiva diversa dalla mia. Però avevamo degli amici in comune, poi quindi la incontrai, e quando la incontrai, ciao, come stai, eccetera, e le chiesi: mi ricordi per favore il tuo nome, perché io non me lo ricordo. Mi guardò: ma come fai? Dice: mi chiamo Ada. Va bene, quindi iniziò la nostra storia. Ci sposammo giovanissimi, 22 anni lei e 24 io, quindi 16, 18, 22, 24. E la sera stessa del giorno del matrimonio mi fece, dice: adesso ti ricordi come mi chiamo? Fantastica, veramente. In questo caso è il caso di... c'è il famoso detto, no? Che l'uomo lo fa la donna. Bene, questo detto calza pennello proprio su di me, perché lei ha fatto me. Mi ha fatto uomo, mi ha fatto padre, tutta la... suo processo, diciamo, il percorso di vita. Tu poi avete avuto un figlio, Emanuele. Sì, che lei voleva fortemente, io no. Ma lei non voleva... No, perché io consideravo presto il fatto di avere ancora un figlio, perché iniziò a chiedermelo che avevo 27 anni e 25 lei. Ho detto: no, aspettiamo un altro po'. Poi mi scrisse una lettera manoscritta.
terribile in cui diceva: io voglio un figlio, lo voglio con te perché amo te, ma io voglio diventare mamma. Perché lei era troppo presto, ma lei, come dire, pensava al lavoro, perché era troppo presto? Sì, forse perché io, a differenza di lei, consideravo un po' gli aspetti ludici della vita, il lavoro, quindi la crescita professionale. A differenza di lei, che invece è stata sempre equilibrata, è stata la colonna della famiglia, veramente una donna straordinaria, pacata, sobria nel vestire, elegante. Io ero diverso da lei, quindi si vede ancora, no? Probabilmente anche dalla gestualità. E quindi consideravo alcuni aspetti della vita che erano quelli un po' che ti distraggono poi dalle cose importanti. Però quella lettera mi fece pensare. Claudio, allora, vicino a questi avvenimenti così importanti, lo sappiamo, le storie d'amore sono fatte di piccole cose. Voi avevate dei piccoli riti, per esempio il mare, il fatto che vi piacesse andare in questo luogo. Il mare per noi era il posto straordinario, il posto delle vacanze. Cioè il mare, in pratica, noi spesso usavamo dire ce l'avevamo nelle vene, no? Perché si amava veramente tanto, tantissimo il mare, al punto tale che abbiamo avuto la fortuna di prendere una casa all'isola del Giglio, che abbiamo tenuto per 17 anni, e farci una barca, un gozzo, e quindi vivere il mare direttamente, no? Stare a stretto contatto con l'acqua. Questo è il gozzo di cui parlava? Sì, no, questo è il primo, poi ci fu un secondo un po' più grande. Questo gozzo si affogò durante una tempesta. Uso il termine affogare. Certo, certo. Comunque, la vostra era una vita... Ecco, questo è il secondo gozzo, sì, un gozzo bellissimo che amavamo. Era una vita serena, felice. Sì, sì, serena, felice. Ma non c'è mai stato, come dire, il timore, il pericolo della routine, della... C'è certo, stato questo? C'è stato perché diciamo che io ero distratto particolarmente dal lavoro. Quindi che lavoro faceva? Ero arrivato a diventare manager in una società di una multinazionale dell'informatica. Quindi ero particolarmente impegnato nel lavoro e questo mi distraeva, e a volte questa distrazione non mi portava a riflettere su cosa e chi avevo vicino, su quella grandezza straordinaria di donna che avevo vicino, perché in effetti io mi sentivo vicino a lei una formica, lei un gigante. Pensate che il suo rimprovero a volte era con il silenzio, quindi cosa peggiore poteva esserci, insomma. E poi dimostrava la sua sensibilità in diverse situazioni, abbiamo visto appunto il gozzo, il mare, anche a volte quando andavate a pescare lei la rimproverava un po', no? Ma io certo che nel senso rimproverare no, era lei che rimproverava sì. Me, ah sì, in questo senso sì, sì. Cioè, sono stati degli aneddoti, diciamo, degli eventi che poi rileggendoli col senno del poi le hanno fatto capire la profondità di sua moglie. Sì. Sì, infatti ripercorrendo queste tappe, riflettendo su alcuni momenti della nostra vita, veramente ho visto la grandezza e la straordinarietà di questa donna. Vi racconto un particolare, per esempio io amavo tantissimo la traina, anche lei, quindi con la barca, la traina è un metodo di pesca particolare, un tipo di pesca. E quando riuscì a prendere una ricciola una volta, con la traina a mano, quindi con un livello di difficoltà più alto, lei prese il timone, mi portò al largo e improvvisamente dissi: ah, Dada, guarda, straordinario, c'è la compagna che segue la ricciola che io avevo preso all'amo, quindi una libera e l'altra all'amata. E lei avrebbe dovuto mettere giù il retone, che noi chiamiamo coppo, perché io dovevo guidare quella all'amata dentro al coppo. La guardai, prendere tutte e due. Stava con il coppo così fermo e piangeva. Piangeva e mi disse: ho tutte e due, nessuna. Ecco, queste sono cose che ti fanno pensare, cioè pensare a quanto questa donna era così profonda nei pensieri e nell'amore stesso, quanto amava me, perché questa frase poi era di riflesso a me. Cioè, quindi ho tutte e due, cioè o io e lei in pratica identificava un qualcosa del genere. Lei il senso di questa frase che ha detto sua moglie l'ha accolta a distanza di tanti anni?
No, la colsi anche in quella circostanza, ovviamente, però non diedi il valore che do oggi a questa frase. Così come in un'altra circostanza, sempre in occasione di una pesca a traina, avevo rotto l'eco scandaglio, per cui andavo con la traina a mano, ero nervoso, no? E quindi non riuscivo a prendere un pesce, e a un certo punto mi disse: passami la lenza a mano proprio. Passarono pochissimi secondi, credo una trentina, diede uno strattone e dice: tira su che c'è il pesce. Ah dai, che stai dicendo? Tira su che c'è il pesce. Presi la canna, tirai su, sentì il pesce, era un dentice di 3 o 4 kg, non ricordo. E allora chiesi: mi spieghi come hai fatto? E lei disse: ho pregato il Signore che ti facesse felice. Ecco, sono queste frasi, no, che ti penetrano, ti entrano dentro, cioè ti fanno capire veramente quanto questa donna era così profonda e quanto amore aveva nei confronti miei, ma non solo miei, del figlio, degli amici, perché aveva una sensibilità straordinaria verso tutti. La sua generosità non era plateale, era però pacata. Claudio, lei ci ha raccontato, ecco, lei era manager in questa grande società, eravate una famiglia felice, forse, come dire, era entrata un po' di routine, ma quella dichiarazione d'amore che abbiamo letto in apertura, che Eugenia ha letto, che lei ha scritto, sua moglie l'ha mai ascoltata, l'ha mai potuta, come dire, assaporare? Credo di sì, ma non nella forma convenzionale, perché quando io ho scritto quella lettera mia moglie stava in una condizione di stato vegetativo. E che cosa era successo qualche anno prima? E Ada si è sentita male che stava in ufficio, una emorragia cerebrale, rottura di un aneurisma, poi le varie fasi, certo. Fino a che l'ho portata a casa, quindi, e quando io ho scritto quella lettera, che è vicino a lei, perché lei stava nella sua stanza, io vivevo in pratica nella sua stanza dalla mattina alla sera quando stavo con lei, e avevo il mio PC, quindi volevo leggere, tentare di leggere quello che c'era dentro di me, no? E appunto nel leggere quello che c'era dentro è uscita fuori questa lettera che lei non ha mai ascoltato, no? Se nella forma convenzionale, ma l'ha ascoltata attraverso le mie carezze, l'espressione del mio amore nei confronti suoi, perché io vivevo anche una forma simbiotica, se vogliamo, con questa donna che aveva bisogno di me in quel momento. Lei ha sempre dato tutto a tutti. Nel momento in cui lei ha avuto bisogno di me, io mi sono dedicato a lei, anima e corpo. Il mio non è stato sacrificio, è stato amore. Il mio non è stato impegno, è stata dedizione. Io vivevo con lei, avevo costruito per lei una realtà, ma non per lei, per noi, una nuova realtà, nuovo modo di vivere. Mi dica se sto sbagliando o se sto esagerando, però l'impressione che ho è che questo fatto drammatico che ha sconvolto la sua vita è stata una sorta di rinascita, o comunque un fatto positivo, perché l'ha fatto scoprire davvero l'amore che lei provava per sua moglie. È stato così? Sì, è stato così. Diciamo che è stata una rinascita per me, perché questa sofferenza terribile che ho provato, che in un qualche modo si mischiava, no, al grande amore, sofferenza, dolore, era amore. Tanto è vero che ho scritto questa lettera chiamandola appunto sofferenza e amore, le due facce, no, di una stessa medaglia. E proprio per tentare di capire quello che provavo, e lei mi ha fatto scoprire un amore immenso. E una delle cose che all'inizio io mi sono posto quando stavo sull'orlo, sul baratro della disperazione, è stata come continuare ad amarla, e la risposta è stata semplice, cioè me l'ha insegnata lei: impara ad amare gli altri. Quindi io, ecco la trasformazione, cioè quel manager che una volta faceva, non so, piani strategici, c'è marketing, eccetera, non c'era più. A volte anche distaccato, magari nei confronti della famiglia. A volte distaccavo nei confronti della famiglia, tant'è vero che nella lettera io parlo di un vulcano dormiente che improvvisamente... Claudio, la vogliamo andare ad ascoltare, Eugenia? L'ascoltiamo, sì, insieme questa lettera che lei ha scritto mentre sua moglie era in stato vegetativo, giusto? Andiamo.
Oggi, così come un vulcano da secoli dormiente apre improvvisamente e per sempre la bocca con enorme fragore, forza e violenza inaudite, orientando il suo urlo al cielo e proiettando il più in alto possibile lava e lapilli, io urlo al cielo il mio amore. Quell'amore grande e sconfinato che da sempre lei cercava e che da sempre era in me, anche quando il passare degli anni lo assopivano e tentavano di distrarre e impigrire la mia consapevolezza della sua immensità. Quell'amore straordinario che, pur nel leggero torpore, generato da abitudini e routine, si è violentemente, con più forza e vigore risvegliato, esplodendo con un muto fragore nel mio cuore, nella mia mente e in tutto il mio corpo. Ma al pari di sì tale amore, io urlo al cielo con tutta la mia forza, anche tutta la mia sofferenza. Lei mi ha spalancato la porta dell'amore, anche se a bussare è stata una spietata e crudele sofferenza. Per 7 anni accanto a sua moglie. Lei ci ha scritto, io l'ho coccolata, le sono stato vicino, l'ho assistita, perché poi parliamo di una persona che aveva anche bisogno di assistenza. Come dire, di amore. Di amore. Sì, lei, io, questa lettera quando l'ha scritta? L'ho scritta durante una notte che stavo vicino a lei, perché io stavo vicino a lei il più possibile, e la notte quando si addormentava, perché certo, in questa condizione si addormentano, quindi dormono e tornano a dormire un sonno terreno, era il momento in cui veniva a me. Cioè, quindi, come se rientrasse nella mia realtà. Non so se riesco a spiegare questo aspetto. Come se ci fosse sua moglie che dormiva semplicemente. La mattina riapriva gli occhi e spiccava il volo. Andava in un'altra realtà, in un'altra dimensione. Però quando si addormentava stava lì, nel letto, come sempre. Che dormiva. E quindi rientrava nella mia realtà. E allora in quella, durante una notte, ho detto ti voglio scrivere, voglio leggere dentro di me quello che provo. Cercare di capire quello che provavo, tutto questo vortice di sensazioni, di sofferenze, di dolore, ma di profondo amore, un amore struggente nei confronti di questa donna, forse ancora di più della vita normale. È questo che mi ha lasciato un po', come dire, stupito, e quindi leggendo dentro me, cercando di andare a scavare dentro questo involucro che cosa c'era, è uscita fuori quella lettera in cui io, tra l'altro, tra le righe chiedo anche perdono a mia moglie, chiedo perdono per tutto quello che non ho detto e che non ho fatto e che avrei potuto fare e dire. Signor Claudio, noi la ringraziamo tantissimo, ho imparato qualcosa anche oggi. Ma grazie. A voi, grazie a voi, parlare d'amore è sempre bello, grazie. Grazie per averci portato infatti di nuovo a parlare d'amore.